eccomi qua ragazzi, nemmeno il brutto tempo è riuscito a fermarmi. È tanto tempo, circa 2 mesi che non vado in bicicletta. Oggi l'avevo messa in calendario, avevo fatto la X su questa giornata, d'accordo anche con la mia moglie, perché con la piccoletta bisogna stare un pochino più attenti, bisogna aspettare ad uscire perché magari la mamma ha bisogno anche dell'aiuto del babbo. Oggi era tutto tranquillo, ho dato da mangiare alla mamma, sono andato a prenderle un bel cornetto con la marmellata, un bel cappuccino decaffeinato, ho fatto colazione anch'io, sono montato in bicicletta. Prima di montare in bicicletta però, siccome sono stato cazziato da uno di voi per aver montato la pompa per il gonfiaggio delle ruote dietro la sella, come vedete oggi non c'è, però l'ho messa qua dietro, eccola qua, così come mi era stato detto. Vabbè, i ciclisti si sa, sono pignoli, io a volte, come si dice qui a Siena, sono un po' broccione. Comunque, per far dormire tutti tranquilli, come potete vedere, ho messo la pompa al posto giusto. Ok, oggi ho fatto il primo test di tutti i miei nuovi acquisti che ho fatto su Amazon. Trovate, per chi non lo sapesse o per chi non l'avesse ancora visto, trovate tutti i link qua sotto in descrizione. I link che trovate sono link comprensivi di sconto, quindi se volete comprare prodotti che uso normalmente per le mie uscite in bicicletta, vi consiglio di utilizzare quei link che trovate sotto in descrizione, perché appunto c'è lo sconto. Dunque, partiamo da questo. Questo è il giubbino, anzi il gilet smanicato della Northway. E l'ho già recensito sul canale, quindi non vado a descriverlo eccessivamente, però vi posso garantire che oggi, in una giornata uggiosa, senza sole, con molta nebbia, quindi anche con molta umidità nell'aria, questo gilet fa veramente al caso, cioè nel senso non vi ghiaccia il petto, ma soprattutto vi dà un'ottima vestibilità, perché è veramente fatto bene, e soprattutto vi dà un'ottima visibilità per strada, perché oltre a essere di un colore molto vivace, molto visibile, questo giallo verde flu, sulla schiena ha degli inserti rifrangenti che in queste giornate, soprattutto se come me vi siete scordati la torcia per segnalare la vostra posizione, con gli inserti rifrangenti questo gilet fa veramente al caso vostro, quindi ve lo consiglio. E devo dire che io mi sono trovato molto ma molto bene. Altro acquisto fatto su Amazon sono questi manicotti a compressione modulare della X-Bionic che provo quest'oggi per la prima volta. Dunque, oggi, come dicevo, è una giornata umida, uggiosa, la cui temperatura durante tutto il giorno non aumenterà, perché come vedete il sole è coperto dalle nuvole, quindi sia che voi usciate alle 8 di mattina o a mezzogiorno la temperatura sarà sempre quella. Comunque, nel caso in cui la temperatura salisse, questi manicotti sono facilmente removibili e si possono mettere nelle taschine posteriori della vostra maglia. Non si sentono per niente, nel senso che la loro compressione, ovviamente dovete scegliere la taglia giusta per voi, la loro compressione è fatta veramente bene, e soprattutto qua sul gomito si possono notare queste trame che sono perpendicolari a quelle che normalmente troviamo su tutto il resto del manicotto e aiutano la flessibilità. Sono tra l'altro molto riscaldanti e anche questi, come dicevo, sono a compressione modulare, nel senso che vanno a comprimere laddove ce n'è bisogno e vanno a rilasciare laddove invece ce n'è bisogno. Molto utili, molto buoni. Io non ho patito davvero freddo quest'oggi in bicicletta, che come vi ho detto è una giornata particolarmente grigia, uggiosa, la classica giornata autunnale, senza sole e con molta umidità. Per fortuna però non c'è vento. Altro prodotto che ho comprato su Amazon e che trovate in sconto in descrizione sono questi calzini, sempre della X-Bionic, pensati per il ciclismo. Trovate il link a sconto qua sotto in descrizione. Anche questi a compressione modulare, sono molto comodi, riempiono e fasciano il piede molto bene, ma soprattutto portano fuori molta umidità, soprattutto nella sudorazione, quindi il piede rimane asciutto, io sento il piede molto asciutto, non lo sento bagnato. Ci sono poi questi rinforzi qua sulla caviglia che danno sostegno, soprattutto per chi come me soffre un pochino di dolori articolari alla caviglia. Tutti questi prodotti li ho provati oggi per la prima volta, sono prodotti che mi hanno molto colpito, in particolare i prodotti X-Bionic sono veramente eccezionali, si spende un pochino, ma sono prodotti che vale la pena acquistare, perché nel tempo, mentre altri prodotti si deteriorano molto facilmente, i prodotti X-Bionic sono garantiti per ben 2 anni. Quindi che vuol dire? Vuol dire che la casa produttrice sa
che tutti i prodotti che vende quantomeno durano 2 anni, poi se durano di più è tutto grasso che cola. Insomma, ragazzi, io rimonto in bicicletta anche perché ha messo allerta meteo in tutta la Toscana e ho visto c'era una finestra di non pioggia di 2-3 ore, quindi devo affrettarmi per tornare a casa. Noi ci vediamo al prossimo video, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi e alla prossima!